invece tutti gli altri verbi che non siano essere o avere, dobbiamo utilizzare degli altri ausiliari che sono do e does, che hanno lo stesso utilizzo. Does, nello specifico, si utilizza soltanto con le terze persone singolari, quindi con he, she e it. Andiamo nello specifico. Abbiamo la frase affermativa. Io lavoro. I work. Se la voglio rendere interrogativa, devo seguire questo schema della frase. Quindi, do, perché abbiamo detto il does si usa soltanto con le terze persone singolari, he, she e it. In questo caso il soggetto sono io, lavoro, quindi prima singolare. Quindi do, seguito dal soggetto, I, seguito dal verbo senza il to, quindi work, e il resto della frase. Quindi io lavoro è I work. Io lavoro, frase interrogativa, do I work. Per la frase negativa invece utilizzeremo questo schema. Soggetto, in questo caso I, ausiliare, do, negazione, not. E verbo senza il to, work. Quindi io non lavoro, I do not work. Ok? Se invece fosse stata una terza persona singolare, egli lavora, avremmo tradotto con egli lavora, he works, con la S perché è una terza persona singolare. Per renderla interrogativa, ausiliare, in questo caso does, perché è una terza persona singolare, soggetto he work, il verbo che perde la S. Ecco, questo ce lo dobbiamo ricordare bene, 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 bene. Per le terze persone singolari, nella forma sia interrogativa che poi vedremo negativa, la S, che invece usiamo nelle frasi affermative, si deve togliere, così come le ES nel caso delle eccezioni ortografiche che abbiamo visto all'inizio della lezione. Quindi, egli lavora, he works. Egli lavora, does he work? Egli non lavora, he does not work. E questo quindi vale per tutti i vari verbi. Facciamo un esempio di quelli che avevano le modifiche ortografiche. Usiamo fly. Allora, ella vola, she flies. Ella vola, does she fly? Si perde la ES. E la Y in questo caso rimane tale quale, non ci sono le modifiche ortografiche, siamo nella forma interrogativa. Lo stesso per la negativa, she does not fly. Un altro esempio, to watch, guardare. Egli guarda, he watches, egli non guarda, he does not watch. Egli guarda. Does he watch? Ok? Quindi, ricapitolando, utilizzando il do e il does, la costruzione della frase nella forma interrogativa è do o does, a seconda di qual è la persona del soggetto, seguita dal soggetto, più il verbo senza il to e senza la S o ES se si tratta della persona terza singolare. Lo stesso per la forma negativa, la struttura della frase è soggetto seguito dal do o il does se si parla di una terza persona singolare, negazione not, e il verbo senza il tu e senza S o ES. Ok? Quindi per il momento io direi di fermarci un attimino qui, in modo tale che abbiate modo di poter focalizzare ben benino quello che abbiamo spiegato fino a questo momento. Come sempre, al di sotto del video, adesso vi posto qualche esercizio per poter mettere in pratica quanto avete appreso nel corso di questa lezione. Prendetevi
Preciso una volta ancora, per tutti quelli che mi richiedono l'invio degli esercizi delle lezioni fino ad oggi eseguiti e per avere le soluzioni, chiaramente io non posso mandare a ciascuno di voi tutti gli esercizi perché siete tanti e quindi diventa un po' un casino gestirvi tutti quanti. Io ve li posto al di sotto dei video. Per avere la soluzione, io preferisco non mettere la soluzione sotto all'esercizio stesso, perché voglio stimolare voi a sforzarvi a mettere in pratica quanto avete appreso. Quindi preferisco invece per la correzione correggere i vostri esercizi in maniera individuale. Quindi nel momento in cui voi vi iscrivete al mio canale, fate l'esecuzione dell'esercizio, me lo inviate come messaggio privato direttamente dal canale. C'è proprio una casellina con invia messaggio, mi riportate nella mail come messaggio privato il vostro esercizio già eseguito, io ho modo di correggerlo e vi risponderò sempre su YouTube a mezzo di mail in modo tale da fornire a ciascuno la soluzione del proprio esercizio indicando gli errori effettuati e magari chiarendo meglio eventuali dubbi che la singola persona può avere. Io ritengo che sia più utile così, perché se vi metto l'esercizio già risolto sotto in reminiscenze scolastiche, se c'è già la soluzione io vado lì a sbirciare, ma non mi sforzo neanche più di tanto, ce l'ho scritto lì, dico vabbè sì, ho capito più o meno come si fa. Io preferisco regolarmi così, quindi aspetto i vostri esercizi eseguiti in modo tale da poter procedere con la correzione. Per il momento vi saluto, un bacio ancora a tutti e buono studio, ciao.